Bella ragazzi, allora, io sono nuovo appunto di YouTube e sono qui per iniziare una nuova serie, diciamo sì, un ennesimo gameplay di YouTube appunto su Infamous Second Son, dato che adesso la PlayStation mi dà l'opportunità di poter fare una cosa del genere come si deve appunto con il nuovo aggiornamento 1.7 con lo Share Factory che posso appunto montare il video. Metterci appunto il commento sopra, cosa che prima non potevo fare dato che io non ho una scheda d'acquisizione. Allora ho detto, bah, perché non iniziare appunto una nuova serie? Bene, ho fatto già due video con Assassin's Creed, però avendo anche altri giochi oltre a lui, come appunto Infamous, ho detto, ma iniziamo anche una serie su Infamous, no? Quindi facciamo nuova partita e vediamo cosa ci riserva. Naturalmente cercherò di non essere di parte, cioè di non farlo tutto né tutto cattivo né tutto buono, questo gioco per essere, diciamo, il più naturale possibile, ecco. Bene, continuiamo. 7 anni fa, un piccolo gruppo di persone chiamate Conduit sviluppò l'abilità naturale di controllare alcuni elementi che potevano essere utilizzati come armi. Il Dipartimento di Piati di Protezione venne creato per seguire e arrestare tutto il mondo di Vittorio, i piati mobilisti e terroristi, allo scopo di proteggere la popolazione. Si ritiene che allo stato attuale tutti i terroristi siano stati catturati, di conseguenza il Dipartimento di Piati di Protezione in progressiva fase di mantenimento, di supervisione dei terroristi imprigionati e destinati a passare all'esercito. Oggi un gruppo di trasporto militare sta trasferendo dei terroristi al potenziale di Cordon Key, controllato DUP, a una prigione dell'esercito situata nello stato di Washington. Non ci ho capito un cazzo. Bene. Washington non arriverà mai. Proprio cattivissima. Un furgone incredibile che va veramente tanto. Cioè, che colpa c'è, dico io. Sony Computer Entertainment America Presents. Mi ricorda Crash Bandicoot. Mamma mia, quanto. Troppo, 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 troppo. La Sucker Punch Production, invece. Non è una, come cazzo si chiamava? Allora. Sempre questo camion, questo fottutissimo furgone che va veramente troppo. Un posticino incredibile, ragazzi. Vicino a Seattle. Eccolo! Dov'è? Un tetto, tanto per rimanere in tema di arrampicate. Fattizio, quel personaggio. Posizione al controllo lateralmente, ok. Scuoti. Perfetto. Spettacolo. Disegna. Ah ah ah. Grande. Ok. Quindi, non capisco cos'è, cioè quella dovrebbe essere la lingua, credo. Sì, ah, quella è un revolver, questo è un revolver. Quell'altro non ne ho la più pallida idea. Che manca? Ah, questa striscia. Sì, dai, quella è la lingua. Decisamente. Ciglia. Sì, dai, tempo spento. Cazzo, il mio inquadro, quello non capisco che cos'è questo qua. E la pistola molto cazzita. Tac. Ehi, se l'arte è un crimine, allora. Bellissimo. Diavolo! Fammi mettere i sottotitoli. Ecco, Pensa, Elsin, pensa. perfetto. Ah, c'è Pensa una ad festa Elsin. alla Casa Lunga. Devo solo arrivarci, Una guardarmi festa dalla alla gente Casa e farmi un Lunga. alibi. Sono un vero genio del crimine. Ma genio. Che fumata ha fatto. La Madonna. Sei un Coglione. genio. Che c'è là? Con una spillatrice in Sono io, mano. Questa Betty. va contro. Dai, Ma metti sa. giù quella stampella, davvero? La stampella. Che ci fai qui? Perché non sei al La grande stampella. evento alla Casa Lunga? Dove l'ha vista?
Già, è che stasera non mi sento molto comish, ma tu sei splendida, ti sta benissimo. Cioè, è splendida, vai fia. Che stavi facendo sul tetto? Te la lascia scappare. Niente, solo... Stavi combinando guai? Forza, so che sei lì dentro. Dai, ora vieni fuori. O chiamo Betty e tra 5 minuti sarà qui con le chiavi. Stavi combinando guai? Ok, sì. Questa Betty? Che vuoi fare? Beh, non ho scelta. È un poliziotto. Tornerò tra 5 minuti. E se sarai ancora nonna qui? Nonna bastarda. Qui fuori tira un vento, ragazzi. Io mi porterò via la casa. Grazie, Betty. No, no, Ma è l'ultima volta. L'ultima volta. Ora devo tornare in ufficio. Sembra che mi stiano chiamando. Ma vai in pensione, per favore. Cazzato nero. Possibile che non abbia meglio da fare. Andiamo via da qui. Finalmente libero. Mi piace comunque come è fatto. Ora viene la parte molto... facile. Raggiungere la Casalunga e trovare un alibi. Allora. Sì, comunque io non so se lui ha già i poteri, ma ecco, appunto, vaffanculo. Comunque fa dei cazzo di salti che io, che avesse poteri o meno, penso che non, se nessuno se ne accorgerebbe della differenza. Guarda qua che fumata. Io buono. Vai dai piedi. Dove si va? Vuoi raggiungere la Casalunga? Vabbè, io sto la strada. Vai, salti, guarda. Poi tutto bello composto. Attacca. E vai. Così, vedi, proprio cacchio di capiano. Vabbè. Però vedi, non fatica lui, è così, no. Tac. Bravissimo, ragazzi. Allora, dove si va? A metà. Siamo a metà. Dai. Però dove andiamo? Anche qui. Si va qua, tac, così. Poi. Oddio, scusate. Piccolo rutto digestivo in gaming. Allora, dove cazzo andiamo? Quanti anni avevo quando ho disegnato quello? Ah, questo cazzo, porca puttana. Oh, via, su, così, poi si va qui e qua e qua. Comunque sì, diciamo che a vederlo così sembra un bel gioco, grafica, grafica non è importante, però ma vaffa, ma che cazzo, non può far salti così, cioè, vabbè. Comunque, oh, grafica non è importante, però se c'è per me, cioè, mi fa piacere, diciamo, questa è una bella grafica. Non mi piace molto il doppiaggio, cioè, devo dire che possiamo far meglio, forse. Guardare giù, non guardare giù. Non guardare giù, perfetto. Comunque sì, dai, me lo godo. Penso che me lo godrò molto questo gioco. Più di quanto mi sono goduto Assassin's Creed, sicuramente. Apri porta. Beccato, sai. Ti ho cercato tipo ovunque. Penso sarebbe meglio entrare. Hai una vaga idea di quanto sia imbarazzante per me arrestare mio fratello una volta e poi un'altra e un'altra ancora. Forse dovresti smetterla di arrestarlo una volta, poi un'altra e un'altra ancora. Pensi che sia un gioco? No, non è così che vorresti essere ricordato, eh? Credi che i nostri genitori sarebbero fieri? Reato di vandalismo? Senti, il mondo è pieno di cose orrende, mentre io cerco soltanto di esprimere il mio talento. Ma che cazzo di scusa è questa? Spiegami da quali cose così orrende capisci? Il suo talento, fermi tutti. Che c'è? A parte sa, ha fatto un cambio. Che cazzo fanno? È sconvolto. Quindi? Io inseguo quei due. Tu allontanati prima che salti in aria. Mi allontano prima che esploda. Ok, ricevuto. Grande Delsin. C'è un tizio. Cosa ci faranno qui i militari? Per il nord come soffre. Ma tiralo su, cretino. Faceva benissimo anche da solo. Perché fa? Porca merda, signore. Pensavo di morire. Ehi, tutto bene? Eccolo, è tornato. Uno sbirro. Ehi, lascialo andare. Che cazzo? Okay, no, lascialo andare e tieni le mani dove posso vederle. Non voglio far male a nessuno. Voglio solo andarmene prima che arrivi lì. Ho detto lascialo andare, altrimenti sparo. No, non sparare.
C'è rimasto malissimo. Non voleva far male a nessuno e le ha lanciato una palla di po' addosso. Ah, come nei primi due, queste scene fatte a cartone. Quindi? Che tipo è? Guarda, non voleva far male a nessuno, ha dato fuoco al bosco, ha dirottato un furgone. Guarda, Reggie. Cioè, ha preso fuoco l'asfalto. Ha preso fuoco. Devo trovare Reggie. Porca merda. Oddio. Cosa diavolo allora è stato? Allora è così, eh. Lui non c'aveva poteri. E l'ha preso da questo personaggio. Però, cazzo, guarda quanto è cazzo sto fumo. Succedendo? Accidenti, no! Veramente. È come quella tizia di Infamous 2. Basta, basta, basta! Ho sempre voluto avere quel potere e adesso lo abbiamo, guarda. Che diavolo succede? Che diavolo succede? Ecco. Arancione in questo modo. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Aiutatemi! Chi è? Reg! Reg, mi serve aiuto! Allora, come si fa? Cerchio. Vai. Ma che succede? Sdraiati a terra. Ma cosa? Reggie! Guardalo, guarda, non vuole fare male a nessuno, guardalo! Non vuole fare male a nessuno! Reggie! Ma che cretino, che paraio! Reggie, stai bene? Sta alla grande, ha solamente un albero nella caviglia, con una macchina sopra, al rovente. Devo tirarti fuori! Sì, ok. Sì, certo. Spingiamo questo coso. Basta che mi aiuti a spingere. Fa? Due diti, ok, così. Guardalo. Ma scusa, l'albero o la macchina? No, no, oddio. No! Oddio! Ah, madonna ragazzi, non riesce a controllare i suoi poteri. Tutto che starei bene, ora guarda, guarda, che scena. Sei a posto. Si sta veramente cacando in mano. Madonna. No. Tu sei mio fratello. Ha capito? Mio fratello. Quello che ti è successo passerà. Promesso, lo sistemiamo. Allora ci sei? Cioè, proprio. Ci sei? Dobbiamo andarcene. Veramente, no? C'è un bioterrorista. Pensavo si ha fermarlo prima che uccida la tribù. Ma gli ho ottenuto un dono di lui. Mi servi. Mi servi. Ora devi aiutare. Grazie, fratello. Okay. Forza. Che bella cosa. Stai bene. Ti servo. Andiamo. Che imbecille. Seguiamo Reggie. Reggie. Ma devi promettermi che non userai, certo, nessuno di quei trucchetti, ok? Ma non sarai mai riuscito a riportarti. È passato dal cacarsi addosso. Dal cacarsi addosso a difendere, allora, i suoi poteri. Non pensare che quanto successo sia una cosa positiva. Sceriffo, non riusciamo a entrare! Il pulsante è bloccato! Credo che Betty, la vecchia. Merda, il catenaccio si è fuso, è bloccato. Che. Come si accidenti fa? È entrato? L'abbia adesso tra... l'abbia attraversato. Tu puoi farlo. Anche se. Guarda, tu, madonnina, che fuga di massa proprio. È... Dannazione, quando lo verrà sapere, si va. Pensa a tenere salmone, a bada la bomba. Baia, baia del salmone. Scopri se canne Betty là dentro con il bioterrorista. Canne stai attento. Con un cartone, ma come sgambetta. No, i condotti dell'aria. Buona, buona sapersi. Guardalo. Uzio, proprio... Wow. Dovevo fermare male. Quindi? Poi, Bruce. Ma dai, ma andiamo, ma. Cioè, il potere del fuoco, praticamente. Lui ha il fumo, avviene dal fuoco, fa scintille, però si brucia. Coglione. So? Che si fa? Ah! Ghost Rider, guardalo! Guarda come spacca, spacco tutto proprio, guarda. Una. Sto arrivando, Betty! Signora della vuole solo aiutarla! Guardalo, ha dato fuoco alla casa! Ha distrutto tutto e ora scappa fuori e voglio solo aiutarla. Ma da gente, ma qui veramente siamo al limite del ridicolo. Betty, ti spiego tutto dopo, ma ora devi andartene, vai! Dove? Guardalo, placcaggio!